Siamo con il professor Mauro Marras, responsabile del Centro Federale Territoriale di Oristano. Allora, oggi il settimo incontro, il progetto continua, possiamo trarre un primo bilancio, no? Sì, diciamo che siamo cautamente ottimisti, dai, nel percorso che stiamo facendo, pian piano anche lo staff tecnico si sta amalgamando, continuano le riunioni tecniche con lo Mister Fadda, tutti i collaboratori si stanno adoperando veramente con grande alacremente, insomma, in maniera veramente importante. E quindi di tutto questo amalgama che si sta creando nel gruppo è chiaro che i ragazzi ne fruiscono in maniera positiva. I feedback che abbiamo sia da parte dei ragazzi ma anche da parte delle famiglie e delle società è per il momento positivo. Oggi avevamo con noi un centinaio di genitori per parlare di alimentazione e di aspettative nei confronti dei ragazzi da parte dei genitori e degli adulti in generale, con la dottoressa Cavidu e il dottor Gianni Pipia, e diciamo che è stato un bel dibattito ricco di spunti e di idee che anche gli stessi genitori hanno portato avanti e di cui noi sicuramente faremo tesoro. Ci ha colpito una frase: il nostro obiettivo è quello non di creare professionisti ma dei giovani professionali, e questo sicuramente è una novità, ecco, rispetto a questa ricerca ossessiva del risultato, del campione da sfornare. In realtà vogliamo creare dei cittadini, insomma, del domani, no? Sì, io credo che le due cose possono anche andare, cioè una cosa non esclude l'altra. Io dico che il talento, se c'è, ha diritto ad avere quello che gli spetta dal punto di vista tecnico, ma non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista della formazione generale, perché poi il talento non basta, per andare su ci vuole anche altro. E quindi quello che ci piace dire e condividere con i genitori è che i sogni non devono svanire, certo, però già che uno ogni 40.000 va a fare il professionista, credo che il settore giovanile, il centro federale, si debba preoccupare anche di quel ragazzo che ha piacere di giocare a calcio, non andrà a giocare a San Siro, ma magari diventerà un tifoso corretto che tifa per la propria squadra, non denigra l'altra, per esempio. Parlare anche di alimentazione per seguire uno stile di vita corretto è per noi molto importante, al di là del fatto che uno possa fare domani il professionista. Creare meno aspettative per i ragazzi da parte dei genitori e degli adulti è fondamentale, perché a volte quel sorriso che è naturale per chi ha piacere di giocare a calcio sparisce. Ecco, troppi sorrisi stanno sparendo dai nostri campi, è una cosa che veramente non ci piace e vogliamo dare un minimo di contributo per raggiungere invece quello che una volta era un obiettivo che si raggiungeva naturalmente. Quindi abbiamo, certo, non per romanticismo, ma abbiamo davvero come dire, nostalgia del gioco di una volta spontaneo, ludico, privo di esasperazione. Ecco, adesso andrete avanti fino al mese di giugno, no? Con appuntamenti settimanali con vari gruppi. Ecco, il prossimo passo è quello di creare poi dei centri anche nelle altre realtà della Sardegna, no? Sì, questo è il programma. In Italia dovrebbero sorgere 200 centri, attualmente lavoriamo in 5, quindi dopo Firenze c'è stato appunto Udine, Catanzaro, Oristano e Bari, che sono partite il 29 di febbraio, e poi in ogni regione chiaramente si devono creare le altre opportunità. Il quando, il come ancora non è dato sapere, però certamente anche le direttive così romane ci stanno già chiedendo di cominciare a indagare sul territorio dove ci possono essere le stazioni logistiche più adeguate, perché è chiaro che si ha bisogno almeno di due campi, possibilmente con una organizzazione strutturale, insomma, degna per
per poter dare quello che il centro federale dovrebbe dare. Quello che noi comunque vorremmo portare avanti già da subito è il legame strettissimo con il territorio, perché senza il territorio non si vince la partita. E quindi il nostro intendimento coinvolgere sì le famiglie, ma soprattutto i tecnici, i dirigenti dei territori, andare lì da loro e condividere insieme delle linee guida per fare in modo che questo che stiamo facendo qui ad Oristano a cascata viene portato avanti, no? Ecco, questo è il vero obiettivo e noi ci impegneremo per far questo. Benissimo, noi ringraziamo il professor Mauro Maras, complimenti comunque allo staff del Centro Federale Territoriale, davvero una bella idea e insomma un progetto che dissemina, possiamo dire, che raccoglierà i suoi frutti in futuro e che merita di essere considerato sia, come diceva giustamente, dagli atleti ma anche dai dirigenti e soprattutto dai genitori che sono i principali beneficiari di tutto ciò. Allo staff faccio davvero i complimenti perché li vedo, si stanno impegnando davvero tanto e quindi è per me questo molto gratificante, insomma, ecco, perché vedo l'impegno, la qualità da parte di tutti, la professionalità, e quindi sono molto contento. Grazie. Grazie a voi.